sono andato al manicomio a prendere mio padre. Hanno avuto l'umanità di non far morire in quelle condizioni un uomo del suo calibro. Le sue musiche, conosciute in tutto il mondo, e troppe ancora ne avrebbe fatte. Nonostante le medicine e le cure, mi ha guardato negli occhi prima di chiudere i suoi e mi ha confessato di sentirsi in colpa per non essere riuscito ad aiutare la Marchesa. Condoglianze, Carlo. Tuo zio era una persona straordinaria e sono orgoglioso di averlo conosciuto. Sarà difficile per noi far fronte alla sua scomparsa. Però, come potrai immaginare, lascia anche un grande vuoto e diversi affari da risolvere. Lo so. Carlo, siediti qui. Rinaldo è qui con il testamento di mio marito. Da sola non riuscivo ad ascoltarlo. Tranquilla, vicina. Tutto si giusterà. Sono pronto a leggervi le volontà testamentarie. Essendo alquanto incerta ed inevitabile la morte ed altrettanto incerto ed occulto il tempo, sono qui a disporre dei miei beni affinché dopo la mia morte non abbiano a nascere questioni o litigi tra gli aventi diritto o pretendenti. Dispongo quindi come erede usufruttuaria dell'universa mia fortuna, la mia amatissima consorte... Non è possibile. Ci sta prendendo in giro, non è possibile. Quest'uomo qui sta dando tutta questa fiducia, zia. Non ha motivo di stare in questa casa. È uno sconosciuto e non è della famiglia. E tu sei vedova da qualche giorno. Lucia, zitta! Non è possibile che ha lasciato a te tutta l'eredità. Sono io l'erede maschio, dovrebbe spettare a me, no? A me. Che mantenga lo stato vedovile. Dispongo quindi la somma di 15.000 scudi che potrà disporre come vorrà anche dopo la sua morte. Nel caso di seconde nozze, ella riceverà 25.000 scudi e null'altro avrà a pretendere. Come pensi di comportarti? Non posso perdere tutto, Rinaldo. E io? E noi? Sai bene cosa c'è scritto nel testamento di mio marito. Avevi promesso che quando eri in vita gliel'avresti detto. Solo che adesso non posso. Vuoi metterti nei miei panni? Anche il Santo Uffizio sospetta di noi. Pensavo mi amassi. Ma io ti amo. Solo che adesso non posso. Non andartene. Mi stai chiedendo troppo. Con i lavori del teatro che devono andare avanti e l'organizzare la prima della mia opera. Non posso fare tutte queste cose. Rinaldo, ma ritorna qui. Amore, che piacere che sei venuta a vederci. Sarà tutto pronto per la prima? Ci siamo quasi. Vuoi dare un'ultima parola agli strumentisti? Vieni, andiamo a bere qualcosa. Che c'è? C'è una luce strana nel tuo viso. Hai capito che qualcosa non andava? Sì. La risposta che mi hai dato oggi. Lo sai, no? Che noi artisti capiamo anche le cose più impercettibili. Capisco. Non ne vuoi parlare? Non so se dovrei. Ho paura che mio nipote Carlo mi voglia uccidere poco a poco per avere tutta l'eredità di mio marito. Cosa ti fa pensare questo? È che non ha mai accettato il testamento e poi sono arrivate alla polizia delle strane lettere anonime. Ok, cercherò di capire se quello che dice è vero, va bene? Non posso permettere che il volto di una così bella donna
turbato da questi pensieri. Grazie commissario, queste sono le foto che ho scattato a mia zia, quelle di cui le parlavo. E può scorrere anche. Non basta? Non basta? Il testamento di mia zia parlava chiarissimo. Fino a che servirà lo stato vedovile. E ha una storia con quel Rinaldo, è chiarissimo questo. Ma le ha viste le foto? Per me, te sono trame rivoluzionarie. Non possiamo farci niente, al momento possiamo solo tenere la situazione sotto controllo. Le faremo sapere. Ho messo degli uomini al seguito di Rinaldo e della Marchesa. Voi permettete che si compia un'ingiustizia nei miei riguardi. Non possiamo farci niente. Se la legge non può fare qualcosa, allora lo farà da me. Lucia, devo parlarti. Siediti pure. Il maestro Rinaldo è un amico. Rinuncia all'eredità. Fa che tutto sia mio, come mi spetta. Carlo, non ti permettere di parlare a tua zia in questo modo. Ami veramente quest'uomo? Allora vai, fatti una vita con lui, ma lascia essere felice anche me. Carlo, come fai? Come fai? Oh, 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 oh! Tutto bene? Servirà qualcosa. Avrai giustizia, vedrai. Mio nipote. Sarebbe diffamante per tutta la dinastia. Ma di questo passo ti ucciderà, lo vuoi capire? Padre inquisitore, le devo parlare. Eccomi, padre. So che vuole parlarmi. Mia zia dà continuo scandalo con quel Rinaldo. Le sono giunte voci di una scandalosa condotta da parte mia. Ho sempre rispettato il lutto. Vivono nello stesso tetto e la settimana scorsa sono andati a Palermo a godersi i soldi di mio zio. Mi aiuta nei miei tanti affari? Mio marito mi ha lasciato tanti affari da seguire. La ringrazio. Se riuscirò ad incastrare mia zia, farò una generosa offerta al convento. Vedo che ha conosciuto mio nipote Carlo. Si deve rassegnare. Non mi sposerò mai e lui dovrà aspettare la mia morte per avere tutto il patrimonio di mio marito. Pronto? Buonasera. Sì, sono il nipote. Ma perché mi chiama a quest'ora? Com'è scomparsa? Povera sogno. Povera donna. Era così giovane. Quindi ora l'eredità è mia, giusto? Me lo assicura? Mm-hmm.
dispiace partire in queste condizioni. Sapere che il corpo della Marchesa non riposa vicino a quello del marito, come egli avrebbe voluto. Vi prometto, cari amici, di scrivervi non appena sarò arrivato a Parigi. Viva la Marchesa! Viva il tenore! Sì? Chi è? Salve, sono il figlio del maestro Rinaldo. Mio padre mi ha parlato bene di questo posto e sono venuto a cercare le persone che gli sono state vicine durante la malattia. E conosceva molto molto bene anche la Marchesa Pusca.